Ciao e benvenuti al mio canale. In questo video, ti offrirò un'anteprima davvero straordinaria che ti lascerà senza parole. Esploreremo il modo in cui Bayce raggiungerà una decisione cruciale nella sua vita. Zuleya si trova in un incontro con il detective a cui aveva richiesto di investigare su Bayce. Conferma che i suoi sospetti erano fondati, mentre il detective le consegna una cartella contenente prove incontrovertibili. Attraverso queste prove, Zuleya scopre come Bayce abbia orchestrato la morte dei suoi ex mariti e coperto le loro tragiche fine. Tuttavia, il detective spiega che queste prove non sono sufficienti per incriminarla dell'omicidio di Ankar Yaman. Mujeigan giunge al circolo per incontrare Bayce, che ha pianificato la loro fuga. Mujeigan ha venduto i suoi gioielli per finanziare il viaggio di sua zia e dichiara che è contenta di non doverla più rivedere. Nel circolo, compaiono anche Sermin e Fuson, che insultano Bayce. Sermin si avvicina e la accusa di essere la principale sospettata nell'omicidio di Ankar. Bayce si alza e le intima di tacere. Fuson chiede spiegazioni riguardo al motivo per cui Demir avesse voluto ucciderla. Questa affermazione sorprende Mujeigan, ma Bayce chiede loro di dimostrare le loro affermazioni. In quel momento, Zuleya fa il suo ingresso con la cartella in mano, affermando che le prove sono lì. Bayce è confusa e chiede spiegazioni. Tuttavia, sia Mujeigan che Zuleya cercano di farla confessare. Bayce respinge le accuse, definendole calunnie. A questo punto, Zuleya si alza e chiede direttamente a Bayce perché ha ucciso i suoi mariti. Questo momento sconvolge Mujeigan, che è confusa. Zuleya inizia a esporre le prove del coinvolgimento di Bayce nelle morti per eredità e rivelando che il padre aveva falsificato i certificati di morte. Zuleya se ne va con aria sfidante. Bayce prende un taxi, chiedendo al conducente di andare più veloce. Tornata a casa, inizia a fare la valigia per scappare. Dopo aver conteggiato il denaro in una borsa, capisce che non sarà sufficiente per fuggire lontano. Prende la valigia e lascia casa, preoccupata. Si dirige da Sania e Gaffur nella speranza di trovare altri soldi. Dopo una ricerca infruttuosa, trova denaro nascosto in un buco nel muro, che raccoglie prima di scappare con le sue valigie. Mujeigan si reca in ospedale, dove incontra un'infermiera che le chiede se ci sono problemi con Bayce. Nonostante la sua turbolenza interiore, Mujeigan nega. Nel suo ufficio, si ritrova confusa su cosa sia vero e cosa no, ricordando quando Zuleya aveva accusato Bayce di essere un'assassina di fronte a tutti. La situazione la sconvolge e legge il rapporto di suo padre che conferma le morti dei mariti di Bayce per infarto, ma vuole scavare più a fondo. Si reca al parcheggio, cercando indizi sulla scomparsa dell'auto. Un collega trova frammenti di vetro provenienti dal finestrino di un'auto e un altro collega le rivela che l'auto è stata presa da sua zia, Bayce. Nel frattempo, Fekeli viene raggiunto da Zuleya, che gli mostra le prove contro Bayce. Rivela che Bayce ha ucciso i suoi mariti e Ankar. Nel frattempo, Fikret, nel suo ufficio, riceve una chiamata dal dottore che lo avvisa di un problema con Mujeigan. Il dottore spiega che l'ha vista per strada con dei documenti su Bayce. Nel frattempo, Mujeigan è distesa sul pavimento, riflettendo su cosa fare. I suoi colleghi le chiedono di farli entrare, ma lei rifiuta. Intanto, Sermin si reca da Demir, ma quest'ultimo non è in ufficio. Quando Demir arriva, Sermin gli spiega che Bayce ha ucciso Ankar e che Zuleya l'ha smascherata davanti a tutti al circolo. Demir inizia quindi a correre verso l'auto per cercarla. Nel frattempo, Fikret entra in ospedale con la determinazione di aiutare Mujeigan. Dopo una lunga negoziazione, riesce a entrare nel suo ufficio. La ragazza affronta Fikret, poiché sa che suo padre è complice di sua zia, e trova conforto nelle parole di Fikret mentre si chiede come possa vivere in una famiglia così complicata. Intanto, Bayce guida l'auto di Mujeigan, mentre Fekeli la insegue, cercando di capire dove stia andando. Fekeli è determinato a raggiungerla. Nel retro dell'auto di Bayce ci sono anche Demir e Sermin. Demir estrae una pistola, deciso a trovarla e vendicare sua madre. Nel frattempo, Zuleya si sente colpevole,
ritenendosi responsabile per non essere andata dalla polizia e aver invece rivelato tutto al circolo, dando a Vase la possibilità di fuggire. L'auto di Mujagan si rompe improvvisamente e produce rumori strani. Vase scende dall'auto e inizia a correre attraverso la campagna, cercando una via di fuga. Fekeli e Zuleya raggiungono l'auto, la parcheggiano e seguono il sentiero che Vase ha preso. I due la raggiungono e, una volta raggiunta, Vase dichiara di volersi arrendere. Fekeli risponde che sarà Vase stessa a porre fine alla sua vita. Fekeli le offre la possibilità di uccidersi da sola e le porge la pistola. Vase decide di cambiare idea e punta la pistola contro Fekeli, chiedendogli di darle le chiavi per scappare. Zuleya le chiede come abbia potuto compiere tali azioni, come abbia potuto uccidere sua madre. Vase urla contro Zuleya, chiedendole come possa chiamarla madre dopo averle rovinato la vita. Nel frattempo, Mujagan e Fikret si avvicinano al luogo, implorando Vase di non prendere decisioni affrettate e di cercare di calmarsi. Fekeli quindi le chiese: perché hai ucciso Ankar? Ma Vase, visibilmente agitata, rispose con rabbia che lo aveva fatto perché lui voleva cacciarla da Kukurova. Vase richiese le chiavi e Fekeli si avvicinò a lei. A quel punto, Fekeli gridò di sparargli e di fare ciò che doveva. Vase premette il grilletto, ma la pistola era scarica. Gli altri rimasero sbalorditi. A quel punto, Vase si rese conto che non aveva più possibilità di fuga e confessò: l'ho ucciso io. Fekeli le disse che tutte le persone presenti erano testimoni di questa confessione. Vase retrocedette, mentre Fekeli le disse che aveva spezzato il cuore di tutti uccidendo Anka e che meritava di morire. Nel frattempo, Mujagan si stringeva a Fikret e Fekeli gli disse che se avesse 40 anni non esiterebbe ad ucciderla, ma aveva fatto una promessa a se stesso: non avrebbe più ucciso nessuno. In quel momento, però, Demir fece irruzione. Mujagan urlò che aveva una pistola. Demir prese la mira, ma Vase sorrise, arretrando sempre sorridendo, e alla fine si gettò giù da un dirupo, ricordando il momento preciso in cui aveva ucciso Ankar. Tutti rimasero sorpresi da questo gesto. Si avvicinarono al dirupo per controllare e trovarono Vase morta molti metri più sotto. Fekeli sembrava sollevato, mentre Mujagan era sconvolta. Questi sono stati, in breve, gli eventi che hanno portato Vase a compiere il gesto estremo di togliersi la vita, rifiutando agli altri la soddisfazione di ucciderla a Kukurova. Ora, si chiedeva se avrebbe trovato la pace. Per questa volta è tutto. Fateci sapere nei commenti se avete apprezzato il video, lasciando un bel mi piace, e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao!